Divina Commedia, Inferno, canto decimo terzo, secondo la terza F. Io e Virgilio siamo entrati nel bosco. Io e Virgilio sentiamo di già urlare. Il maestro dice: spezzo un ramo tosco. L'albero comincia a lamentare. Virgilio inizia a parlare al mio posto. Si scusa per quello che mi ha fatto fare. Raccontaci chi sei, le ha proposto. Egli dice: io sono Pier delle Vigne. Sono qui per l'amore che ho composto. Quello che per me era un amore insigne. Ero il più devoto dell'imperatore, quando infangarono con accuse arcigne me. Fui chiuso nel luogo di dolore. La vita mi tolsi con occhi spenti. Lui giura di non essere traditore. Mi chiede di narrare questi eventi. Il duca chiede: l'anima nel corpo è chiusa? Questo ceppo andrà via da questi ambienti? La cresce dove Minosse l'ha trasfusa. Sugli alberi le arpie li tormentano. Il dì del giudizio dei corpi abusa. Essi una parte del fusto diventano. D'improvviso sentiamo un urlo gelido, l'eco come fronde che tormentano. Due rei scapparono nel bosco fetido. Uno si nasconde come un topolino, le cagne lo cacciano nel buio putrido. Sbranarono quel povero tapino. Noi andiamo verso il ceppo afflitto. Virgilio chiede chi è in modo carino. Sono di Firenze, io sottoscritto, una città sempre in sventura. Così mi impiccai, disse sconfitto. Via andammo con una certa andatura. Violenze, invidia e sperpero in questa ansa. E così si concluse l'avventura.